Ciao, anche oggi parliamo di animazione. Possiamo utilizzare il sistema dei layer che abbiamo imparato a conoscere in precedenti lezioni anche allo scopo di animare. Ho fatto questo disegno di un uccello, l'ho chiamato Gabbiano, perdonatemi se non gli somiglia davvero, ma come al solito io cerco di mostrarvi come le cose funzionano, poi vi stimolo a realizzare voi dei disegni migliori di quelli che posso fare io in questa situazione. Questo è su un livello per suo conto. Con l'impostazione Relations possiamo assegnare un altro oggetto come genitore, diciamo, del nostro layer. In Object Mode posso creare appunto altri oggetti. Una cosa classica è creare per queste cose un empty. Quindi ora creo un empty. Un empty è un oggetto che non ha nessuna renderizzazione e quindi posso scegliere qui che tipo di forma dargli perché è del tutto inutile perché non è renderizzato, è un oggetto vuoto. Scelgo la prima, Plane Axis. Viene creata questa specie di crocetta. Questo è un oggetto vuoto. E si trova qui adesso al centro degli assi, torno nella telecamera, perché questa è l'origine. Posso appunto collegare il mio layer qui, il layer del gabbiano, quindi questo, a questo oggetto empty. Come parent per questo livello posso assegnare empty. Cosa succede? Che ora quando seleziono questo oggetto vuoto e lo sposto, si sposta anche il livello in questione. Vedete che qua è anche apparso un osso che ci spiega che questo livello è governato da qualche altro oggetto. Guardate, se mi sposto qui e lo chiamo fondo e vado a disegnare qualcosa che possa fare da sfondo. Torno in Object Mode e questo Empty, quando lo muovo, muove il gabbiano senza muovere lo sfondo. Cambio nome, magari lo chiamo Controllo Gabbiano. A cosa mi serve usare questa tecnica? Mi rende più facile non solo spostare, ma guardate, un oggetto empty può avere anche delle dimensioni. Se premo S per scalare, posso rimpicciolire e ingrandire. Posso anche ruotare e quindi posso collegare il movimento di questo empty a un'animazione. In Edit Mode seleziono tutto quello che c'è sullo sfondo e lo sposto più indietro. Adesso mi sposto nella telecamera, lo ingrandisco in maniera che sia anche chiaramente indietro rispetto al gabbiano. Sempre in Object Mode posso prendere il mio empty, spostarlo in una nuova posizione nel primo fotogramma, quindi per esempio fuori dall'inquadratura. Come sappiamo, premere I, scelgo Location, Rotation e Scale e dopo mi sposto sull'ultimo fotogramma, alzo un po' la timeline in maniera da poter vedere i keyframe che sto mettendo. Posso trovare una nuova posizione, come abbiamo detto, posso anche venire più vicino alla telecamera e quindi magari portarlo fuori da questa parte, salvo questa nuova posizione ed ecco che ho l'animazione del livello fatta tramite l'empty in questione. Sto spostando un unico livello, posso tenere solo un livello governato da altre cose esterne e ovviamente tutto quello che succede a questo oggetto esterno viene replicato dal livello in questione. Posso anche andare a mischiare questo tipo di animazione con quella tradizionale. Se vado in Sculpt Mode, nascondo momentaneamente il fondo per non creare problemi, mi sposto nella telecamera frontale. So che posso andare in un fotogramma e applicare delle modifiche alla mia animazione in quel particolare fotogramma. Quindi o attraverso lo Sculpt Mode o attraverso Edit Mode invece di Sculpt Mode. Posso quindi selezionare certe zone e applicare delle modifiche, come abbiamo visto l'altra volta.
Abbiamo creato un'animazione anche troppo semplice. Vado a ricopiare anche questi fotogrammi. Posso facilmente duplicare dei fotogrammi e siccome li posso anche scalare, scalandoli posso posizionarli dall'altro lato. Adesso ho un'animazione per il mio gabbiano. Cancello l'animazione del fotogramma 40 e adesso ho queste animazioni che sono fatte in maniera tradizionale. Adesso, essendoci l'empty, se ripristino l'empty come genitore del mio gabbiano, adesso ho sia il movimento che l'animazione tradizionale. Ora, siccome non ho voglia di ripetere questa animazione che va comunque ripetuta, vi mostro l'uso di un modifier che è perfetto proprio per replicare un'animazione. Esiste il modifier time offset. Mi permette di cambiare il comportamento nel tempo di un'animazione. E allora, prima di tutto, lo assegno solo a livello gabbiano, in maniera che intervenga solo sul livello gabbiano. La cosa interessante è questa, che posso premere Custom Range e indicare un range di animazione, quindi nel mio caso è dal fotogramma 1 al fotogramma 40, quindi dall'1 al 40, e se premo Keep Loop, quello che ottengo è una replica di tutti i fotogrammi dall'1 al 40 continuamente per tutto il percorso dell'animazione. Quindi ecco qui che il movimento viene associato anche all'animazione precedente. Ora l'unica cosa che devo sistemare è il posizionamento dell'empty, che avendo rifatto il posizionamento in maniera successiva, adesso non corrisponde più a quello che voglio. Comunque, infatti, è molto facile. Lo posso spostare qui e premo di nuovo I, Location, Rotation e Scale, e nell'ultimo fotogramma devo solo trovargli un'altra posizione che può essere questa, i Location, Rotation e Scale. Ed ecco che ho potuto mischiare l'animazione tradizionale fotogramma per fotogramma con l'animazione del layer tramite l'empty. Posso andare a ripristinare questo sfondo e ho l'effetto voluto. Il gabbiano è un pochino grigio, posso aumentarne un po' la luminosità. Ecco. Quindi qui abbiamo già visto all'opera due cose. Adesso disabilito l'onion skinning perché mi dà fastidio. È una forma di rigging molto semplice. Rigging significa assegnare uno scheletro a un oggetto. In questo caso non è uno scheletro, è un oggetto esterno. Tramite l'animazione di un oggetto esterno stiamo animando un intero livello. E per di più abbiamo visto che con il modifier time offset posso facilmente ripetere un certo intervallo di fotogrammi all'infinito in un loop. Questa tecnica può essere usata anche in maniera più creativa ancora. Per esempio, tra i livelli potrei creare un livello mare. Ho bisogno di un materiale apposito. Torno in modalità draw, ink pen. Questo potrebbe essere il mare. Adesso invece che solid di nuovo metto un gradiente. Guardate, l'ho per sbaglio disegnato al fotogramma 72. Niente di grave, è sufficiente che sposti il fotogramma G e lo riporto nella posizione iniziale in maniera che si trovi al fotogramma 0. Il mare adesso è assolutamente fermo, ma guardate un altro modifier che può essere interessante per animare il mare: Noise. Il modifier Noise aggiunge del rumore al nostro disegno e guardate il gabbiano cosa gli è successo. Rumore significa spostamenti casuali. Io adesso lo assegno solo al layer del mare. Questo effetto. E guardate, quando faccio partire l'animazione, il noise non fa altro che aggiungere del movimento casuale. Come vedete, è impostato position. Più alzo questo valore, più la casualità sulla posizione aumenta. Più lo abbasso, meno è forte. Strength, ovviamente, è la forza del segno. Questa non mi interessa cambiarla. Invece, thickness potrebbe essere interessante perché vedete che il bordino del mare cambia facilmente di dimensione. Questo
Questa è la quantità, la forza del rumore. Quindi la alzo e il mare in questo modo ottiene già un movimento diverso, più forte. Il cielo è un pochino coperto, devo solo correggere un po' in edit mode. Seleziono e scalo. Un'animazione fatta attraverso il modifier noise, molto semplice da usare e dà un bel effetto, diciamo, mosso e che viene usato anche in alcune animazioni per dare un'idea di disegnato a mano. Potremmo assegnarlo anche un altro, quindi aggiungo un noise, per esempio al fondo, e allora vedrei muoversi le nuvole. Più lo alzo, più vedete che le nuvole si muovono. Ecco, in questo modo posso dare un senso di movimento. Ecco, qua strength potrebbe avere senso perché le nuvole in questo modo cambiano di opacità. Siccome questo empty adesso non mi serve più vederlo, posso semplicemente nasconderlo con l'occhietto, lui continua a fare il suo lavoro. Il mare potrebbe anch'esso essere mosso da un empty. Creo un altro in object mode di tipo plane axis e lo chiamo controllo mare. E se nel mio disegno vado su mare e gli assegno controllo mare come genitore, potrei facilmente selezionare controllo mare e spostarlo. In un primo fotogramma spostare il mare un po' in qua, premere I, in questo caso salvo solo location, poi vado all'ultimo fotogramma, prendo sempre questo empty, lo porto di là, I location, ed ecco quindi nella mia animazione che il mare, oltre a muoversi in maniera casuale, si sposta lentamente da sinistra verso destra. Può anche essere qualcosa di più complesso di così. Torno al primo fotogramma, cancello del tutto i keyframe. Potrei anche fare questo, creare una curva, un cerchio. Ho creato un cerchio, si trova in questa posizione. A me interessa invece che sia ruotato, quindi premo R, X, e poi scrivo 90 in maniera che il cerchio sia ruotato verso di noi. Lo scalo, lo ridimensiono e lo faccio diventare un'ellisse. Io ora al mio empty, attraverso questa funzione qui, tra i constraint, posso obbligare con il constraint follow path, posso scegliere un percorso che il mio empty deve seguire. E quindi potrei scegliere questo cerchio che per ora si chiama ancora Bezier Circle, ma io lo chiamo cerchio movimento mare. Quindi il mio empty controllo mare potrebbe seguire il cerchio movimento mare. In questo momento, avendo ruotato il cerchio, si è ruotato anche il mare. Lo seleziono, premo Ctrl A e applico la rotazione al mio cerchio. In questo modo la rotazione è stata fissata. Per Blender questo cerchio non è più un cerchio ruotato, ma è un cerchio esattamente rivolto verso di noi. Tra l'altro in questo momento è un'ellisse. E adesso il mio empty è costretto a seguire il cerchio e può andare dalla posizione 0, mano a mano, fino alla posizione 100, che rappresenta la fine del cerchio. Come vedete, segue esattamente il cerchio. Quindi io potrei nel primo fotogramma metterlo nella posizione 0, I, e salvo questo offset, vado all'ultimo fotogramma e salvo la posizione 100, I di nuovo, ed ecco che il mio empty segue il cerchio, ma il mio livello del mare segue l'empty e quindi il mare ha un movimento circolare. In questo momento mi esce leggermente dall'inquadratura. È sufficiente che io scali il mio empty e lo faccia diventare più grande. E siccome il mare segue l'empty, ecco, adesso verifichiamo che ci stia sempre dentro quando è scalato. Come vedete, abbiamo ottenuto attraverso questo sistema associato ad ogni layer un oggetto che li muove. Tra l'altro, notate di nuovo il mio errore, il cielo, il fondo, la sua modifica di dimensione l'ho fatta al fotogramma 43. Di nuovo è stato un errore, io la voglio fare al fotogramma 0. Per cui prendo il fotogramma 43 del fondo e lo riporto qui a 0, in maniera che in realtà non ci sia nessuna animazione, nessun cambio al fotogramma 43,
Ma sì, è esattamente uguale. Anche il mare vedo che ha una posizione nel fotogramma 43 che non mi interessa di sicuro e la riporto indietro in maniera che corrisponda a quella iniziale. Poi questi controlli è facile nasconderli in maniera da non vederli nel momento in cui animiamo. Si possono fare cose anche ben più complesse di questo. Abbiamo un altro modifier interessante per l'animazione, hook. E anche il modifier lattice sono piuttosto simili. Disegno un altro elemento da poter animare. Il modifier hook è sempre associato a un oggetto esterno alla mia animazione e quindi vado in object mode e creo di nuovo un oggetto empty. Ma questa volta lo creo di forma circolare per praticità di visione. La forma di un empty potete sempre cambiarla qui da plane axis, arrows, single arrow, un cubo. In questo caso appunto vado a scegliere, anzi scelgo una sfera. Ecco, come vedete è una sfera di diametro 1 metro, ma è sempre un empty. Tra i modifiers aggiungo il modifier hook e scelgo come oggetto questo empty che ho appena creato. Controllo. Medusa. Adesso che ho associato l'empty all'oggetto, che succede? Che se io seleziono l'empty e lo sposto, si sposta tutto quanto. Ovviamente in questo momento è associato a tutti i livelli. Io posso qui invece andare a scegliere solo Medusa, come abbiamo visto, e farlo funzionare solo con un certo livello. Di nuovo, ora se prendo questo, come vedete, la Medusa segue il mio empty. Ma non lo segue esattamente perché l'empty collegato tramite hook agisce sul centro dell'oggetto e quindi siccome il centro di questo mio oggetto grease pencil è esattamente qui nel mezzo, la medusa non si trova nel mezzo e il meccanismo non funziona in questo momento nel modo in cui mi aspetto. Andiamo a estrarre la medusa da questo oggetto grease pencil e portiamola su un altro. Come si fa? Medusa è un layer vero e proprio. Qua tra le opzioni, come vedete, ho un'opzione che è Copy Layer to Object che serve a copiare questo layer in un altro oggetto. Siccome non ne ho, questo lo posso chiamare disegno in questo momento, questo oggetto grease pencil, creo un nuovo oggetto grease pencil vuoto che fin da subito chiamo Medusa e ora nel mio disegno posso prendere il livello Medusa e scegliere Copy to Object Medusa e adesso l'oggetto Grease Pencil Medusa conterrà questo livello che è ancora presente anche qui, quindi qua lo posso ormai rimuovere. Quindi adesso la Medusa è un oggetto per conto suo. Ha comunque ancora l'origine lassù. Posso semplicemente col tasto destro scegliere Set Origin, Origin to Geometry ed ecco che l'origine della Medusa, adesso la sposto un po' in avanti. È stata messa al centro. Sposto la medusa di nuovo qua, vicino al mio empty. Ora vado a creare di nuovo un modifier hook. Controllo medusa. Ora se prendo questo, la medusa si sposta, ma come vedete si sposta in maniera meno forte, cioè non lo segue esattamente, lo segue con una certa inerzia. In particolare il modifier hook qui ha un suo raggio e una sua forza. Per esempio metto raggio 1 metro. Se ora torno qui a prendere il mio oggetto hook e lo sposto, come vedete non sposta l'intero oggetto, ma sposta solo un'area di 1 metro del mio oggetto e la parte centrale della medusa. Se al mio modifier invece di 1 metro gli avessi dato 0,2, spostando questo, sposta solo un raggio di 0,2 all'interno della medusa e quanto lo sposta è deciso da questo strength, quindi lo rimetto a 1 metro, se strength lo porto a 1, il comportamento del look è di spostare esattamente tutto quanto, quindi è un po' una specie di forza. Prendo entrambi gli oggetti, sia il controllo medusa che la medusa, li sposto qua giù, vado in edit mode. Seleziono tutto il disegno della medusa e lo sposto in maniera che il suo centro rimanga più sotto. Quindi adesso la mia medusa non ha più il centro
al centro, ma ce l'ha vicino alle zampe. E quindi che succede adesso quando sposto l'oggetto collegato al look? Che crea una deformazione solo nelle zampe della medusa. Se io invece di nuovo andassi in edit mode e spostassi in maniera che il centro dell'oggetto grease pencil si trovi sulla testa, quando sposto look sposta solo la testa della medusa. Il modo in cui influenza il disegno è governato qui da questo raggio, che appunto se fosse grande il cerchio diventa molto grande, e da questa forza che se fosse bassa la quantità di movimento che deve fare il mio oggetto di governo è molto ampia prima che il disegno vero e proprio venga deformato. Sapendo queste cose possiamo adesso creare un effetto di questo tipo. Potrei fare un'animazione alla medusa prendendo lei, adesso un attimo disabilito il modifier hook, prendo la medusa, la metto qui nel primo fotogramma, premo I per la location, poi vado all'ultimo fotogramma, qua giù, teniamolo ancora in scena, I location, e magari a metà strada qua la sposto verso il basso, I location. Guardate, adesso la medusa si sposta dove deve andare. Se adesso riabilito il mio modifier hook, ecco che la medusa è attirata, anche mentre si muove, è comunque attirata dal mio modifier. Ed è attirata dalla quantità scritta qui. Quindi se il raggio aumenta o diminuisce, cambia il modo in cui viene attirata. Quindi io adesso regolo questo a, per esempio, appunto 2 metri. Però il mio modifier lo seleziono, vado al primo fotogramma, il mio modifier si trova qui, magari lo appoggio un po' giù, posso premere I location. Adesso quando la medusa si sposta continua ad essere leggermente attirata dal mio hook e potrei decidere appunto di farla attirare ancora di più, ecco, una forza ancora maggiore. Mentre si sposta rimane in qualche modo appiccicata di là, e potrei fare in modo che qui al fotogramma 100 si trovi ancora qui il mio hook, e poi invece verso il fotogramma 150 il mio hook si sia spostato per esempio qui, I location di nuovo, poi la medusa si sposta e di nuovo sposto il modifier da un'altra parte, I location, e guardiamo l'effetto che fa. Vado a nascondere di nuovo il controllo medusa ed ecco quindi che la mia medusa ha un movimento più morbido, ha delle deformazioni, e quindi di nuovo grazie al mio modifier posso anche regolare la quantità di questa deformazione, esagerarla un attimo in più, e ovviamente cambiando il raggio cambio quanta parte della medusa viene modificata oppure no. Questo fall off determina il modo in cui avviene la sfumatura di questo raggio. Quindi normalmente è su smooth, però se scelgo per esempio sharp, vedete che c'è un effetto puntuto più preciso. Quindi sì, a seconda di quello che si vuole, si può scegliere questo tipo di fall off. Quindi hook è proprio un altro oggetto che aggancia il mio primo oggetto o layer e in qualche modo lo trattiene o lo trascina da altre parti. Quindi mischiandolo con una normale animazione possiamo andare a creare delle deformazioni di questo tipo. Un altro modo che si può utilizzare per animare soprattutto dei personaggi è creare delle armature. Armature in inglese, nel senso di impalcatura, è un insieme di ossa, uno scheletro, che governa la deformazione di un oggetto più complesso. Si usa soprattutto per i personaggi, ma ovviamente non è che per forza dobbiamo limitarci a quello. Creo un nuovo oggetto grease pencil ancora, al centro qui, quindi io comincio a disegnare qui. Ora, questo è un personaggio, diciamo, che ho disegnato in posizione neutra su un oggetto grease pencil tutto suo.
Allora, io non posso adesso insegnarvi completamente il rigging, ma posso solo dirvi che il rigging di un oggetto Grease Pencil non è particolarmente diverso dal rigging di un normale oggetto tridimensionale in Blender. Anzi, un po' più semplice perché in genere un oggetto Grease Pencil è bidimensionale. Funziona così: bisogna creare un'armatura, quindi maiuscolo A, armature. L'armatura è costituita da appunto bones, come questi. Ora di nuovo vado a spostare al suo posto questo in modo che corrisponda alla posizione di queste ossa per il momento. Questa armatura è costituita da ossa. Vi faccio vedere come funziona. Vado in Edit Mode, seleziono questo primo osso, lo metto qui, poi prendo questa parte qui e la metto lì dalla parte della testa. Dopodiché estrudo con la E degli altri elementi che possono aiutarmi ad animare questo oggetto che sarebbe complesso da animare altrimenti con lo Sculpt Mode. Ora ho creato questa armatura, sono tornato in Object Mode, posso selezionare il mio oggetto iniziale, seleziono l'armatura come secondo oggetto e quindi vedete è in arancione e posso premere Ctrl P sulla tastiera per creare un parent. Tra i vari parent posso scegliere Armature Deform, quindi deformazione tramite armatura. E se scelgo With Automatic Weights, Blender cerca di far corrispondere il più possibile la forma esistente dell'oggetto a quella della mia armatura. Questa armatura è in questo momento anche un po' fastidiosa da vedere. Ho la possibilità di scegliere come farla vedere. Come vedete è scelto ottaedro, però potrei scegliere bastoncino e darebbe meno fastidio, oppure appunto ci sono altri tipi di modalità, anche questa wire che fa solo un filo, diciamo. Oppure qua posso comunque andare in Viewport Display e scegliere invece che Textured Wire e almeno così la vedo con una trasparenza che mi permette più facilmente di aggiustare le cose. Ora che l'armatura è stata assegnata all'elemento, come notate, l'elemento è diventato figlio dell'armatura e quindi tutto quello che fa l'armatura viene replicato anche dall'altro oggetto. Quindi è un po' come abbiamo fatto finora. Posso appunto nel primo fotogramma spostarla in un altro posto, premo I e scelgo Location e poi vado appunto all'ultimo fotogramma. Qua giù, location, e questa cosa è sempre quella. Abbiamo visto come funziona. La cosa interessante però delle armature è che hanno un'ulteriore modalità, oltre all'object mode, hanno la modalità pose. Nella modalità pose, le singole ossa dell'armatura possono essere ruotate e, come vedete, si è creata una gerarchia tra le ossa che parte da questo punto sul collo che io ho scelto e quindi adesso io posso salvare tutte le posizioni di queste ossa che causano quindi la deformazione del mio disegno. Ora seleziono tutte le ossa, premo I e scelgo Location, Rotation e Scale e nel primo fotogramma ho salvato questa posizione delle ossa. Dopo magari vado al fotogramma 20, cambio la posizione di questi bones. Di nuovo li seleziono tutti, I, Location, Rotation e Scale e guardate quando torno in Object Mode posso vedere che Blender fa la transizione da un'animazione all'altra, poi ovviamente rimane in quest'altra animazione fino alla fine perché non ha altre informazioni. In questo caso, soprattutto con i bones, può essere più facile utilizzare la modalità di registrazione, questo tastino qui registra. Il tastino registra è molto comodo perché una volta che è premuto, quando noi facciamo una qualsiasi modifica in qualche fotogramma, quindi faccio questa modifica, lo sposto un po' verso l'alto, vedete che qua è apparso subito il keyframe senza che debba salvare niente? Quindi io adesso con la modalità registra posso facilmente spostarmi nei vari fotogrammi e creare tutte le animazioni che voglio
Adesso vado magari a cambiare questa. Come vedete, se sposto l'osso si deforma tutto quanto. Seleziono di nuovo tutto. Tra l'altro, vedete che avendo impostato prima il movimento, adesso lo vedo dove va senza avere particolari problemi. Adesso che ho finito, tolgo il tastino registra, torno in object mode. Come vedete, l'animazione delle ossa mi permette di creare delle animazioni molto più complesse. C'è sicuramente bisogno di qualche nuova posa qui, quindi di nuovo vado in pose mode, premo di nuovo registra in maniera da registrare una nuova posizione. Qui ho un errore, ho questo osso che si sposta verso il basso e poi torna. Questo lo rimetto lì. Qua c'è uno scatto fastidioso. Ecco qua. E come ho fatto prima, posso andare a nascondere l'armatura e vedere l'animazione per quello che è. Vi invito sempre a non far caso alla qualità di quello che sto facendo in questi esempi, ma di far caso al concetto che c'è dietro. Abbiamo qui all'opera diversi tipi di animazione. Il gabbiano è animato con un semplice empty e con un'animazione a mano passo passo di quelle viste nella lezione precedente. Abbiamo il mare che è animato con un empty che segue un percorso determinato. Abbiamo un modifier noise che smuove sia le nuvole nel cielo che l'acqua. Abbiamo la medusa che è mossa con un modifier di tipo hook che le crea delle deformazioni che danno un senso di inerzia. E abbiamo il personaggio di questa anguilla che è mosso tramite un'animazione con armatura. Queste sono tutte possibilità a vostra disposizione e non sono neanche tutte, perché per esempio c'è un altro modifier molto utile che in questo momento non vi mostro, il modifier Lattice permette facilmente di creare delle deformazioni con un oggetto che racchiude un altro oggetto Grease Pencil, magari ci sarà occasione di vederlo. Come al solito mettete insieme queste informazioni con tutte quelle che ci sono nelle lezioni precedenti e avrete varie e molteplici possibilità di ottenere risultati anche molto molto complessi. Spero di avervi dato diverse idee su come si possa procedere all'animazione. Per quanto riguarda il rigging dei personaggi, vi invito ad approfondire il concetto di rigging all'interno di Blender, però è un argomento troppo lungo e complesso per essere trattato in questo corso, quindi vi consiglio di approfondire il rigging anche con un semplice corso base. Vi permette in pratica di fare delle deformazioni anche complesse a degli oggetti con forme particolari, appunto, che sarebbe impossibile animare in altro modo. Grazie mille e alla prossima!